Siamo con Filippo Saltamartini, sindaco della Ridente 5, della terrazza delle Marche, il balcone delle Marche. Quindi sindaco, sempre vicini con l'amministrazione comunale, sempre vicino al motoclub Fagioli, sempre a sostenerlo in tutte le gare, in tutte le manifestazioni. Assolutamente sì, mi dispiace naturalmente che la contrazione delle finanze pubbliche, insomma tutti i comuni hanno questo problema di una capacità finanziaria molto ridotta, però pur nell'ambito di questa condizione da schiambi il barile motoclub e Fagioli ha comunque dalla parte dell'amministrazione comunale un sostegno significativo, ma anche perché voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che dietro queste gare di motocross non c'è solamente uno sport, c'è un'industria motoristica importante e significativa, e l'Italia per quanto riguarda il motociclismo ha la più grande e importante industria motociclistica al mondo. In Europa siamo il secondo paese sull'industria motoristica in generale, compresa l'automobilistica, dopo la Germania, ma questo consente all'Italia di essere nel mondo il paese che occupa il 5% del prodotto interno lordo di esportazione, quindi questa è la nostra forza, uno sport che coniuga naturalmente competizione, intelligenze, tecnologie e occupazione, quindi lavoro, redditi, pensioni, istruzione e così via. Quindi non è solo una banale corsa di motocross, questo è un impianto storico e credo che il motoclub Fagioli, la città di Cingoli, ma se mi permettete anche tutte le Marche, debbano andare orgogliosi di questo campo di motocross. Sante parole, come non dire sante parole, signor sindaco. Grazie. Ora veniamo alla iniziativa di Piste delle Marche denominata Motocross dei Comuni 2010, il primo motocross dei comuni. Cingoli presente ovviamente, si svolgerà qui al Tectoni al 6 novembre e noi ci aspettiamo una squadra pimpante e ben rappresentata dal comune di Cingoli. Assolutamente sì, ci muoveremo per dare uno sforzo particolare e uno sforzo particolare alla manifestazione, in modo tale che questo rapporto anche di solidarietà e di amicizia con i comuni si possa svolgere in tutta la nostra potenza. Quindi nel Medioevo c'erano le sfide medievali, all'epoca moderna abbiamo le sfide di motocross. Quindi ecco, un appello a tutti i comuni marchigiani e non, perché ovviamente si è aperto a tutti quanti, preparate le vostre squadre e venite a confrontarvi qui. Preparatevi, venite a Cingoli e penso che sarete anche ben accolti. Ben accolti. Grazie tante, signor sindaco.